Buonasera a tutti e benvenuti sempre qui su Glacial Sphere in un nuovo video dedicato a Power Wash Simulator. Stiamo continuando la nostra carriera come spruzzini, essenzialmente spruzzini umani, ed oggi, dopo aver fatto un lungo episodio sulla caserma dei pompieri, stavo per dire fabbrica dei pompieri che non c'entra niente, andremo a pulire il cottage nella foresta. Eccoci qua. Siamo due umili pasticceri, fratello e sorella. Che vivono da soli nel profondo dei boschi del parco nazionale. E non c'è assolutamente nulla di strano in questo, no, va tranquilli. Siamo anche i creatori del miglior pan di zenzero della contea, ma per restare al top dobbiamo continuamente reinventarci. Purtroppo però la nostra casa dei sogni in mezzo alla foresta è diventata un sudicio tugurio e sta influendo negativamente sulla nostra capacità di sognare nuove, meravigliose ricette. Puoi venire a dare una profonda ripulita al cottage? Così anche il nostro flusso creativo ne uscirà rinnovato. Quanti doppi sensi c'erano in questa frase? Tantissimi. Comunque, in questa descrizione. Allora, questo è il... No, aspettate, questa è un'altra cosa. Questi sono i dettagli, guardate quanta roba c'è da pulire, tantissima. Oh mio Dio, non finiremo mai. E questo è il messaggio. Direi di iniziare subito, proprio perché il lavoro sembra essere lungo questa volta, quindi andiamo immediatamente a giocare. Allora, ecco qua la casa. Iniziamo con una spruzzatina così a piacere. Ecco fatto. So che è normale essere un po' sospettosi, ma siamo davvero chi diciamo di essere? Ma siamo davvero chi diciamo di essere? Che non era una domanda. Va bene. Come sempre vi ricordo che durante il livello parlerò molto poco. Parlerò giusto all'inizio e alla fine, per leggere magari qualche messaggio che arriva, per lasciarvi godere un po' in maniera ASMR del rumore di questa idropulitrice e dello sporco anche che se ne va dalla casa.
È vero, ci siamo trasferiti qui solo una settimana dopo quella rapina in banca, ma la gente cambia casa in continuazione. Ok.
dicono che io abbia una vaga somiglianza con Fluzy McGee, ma lei era molto più giovane di quanto lo sia adesso, ed era così allegra. Oddio.
Hansel non assomiglia affatto a Rocky McGee. Hansel ha una barba enorme, lunghi capelli ribelli e occhi tristi. Va bene, non me ne frega niente. Io voglio solo pulire.
Rocky non sarebbe mai sfuggito alla legge per nascondersi in un umido cottage per anni, fingendo di essere un pasticcere. A meno che non fosse completamente disperato. Sono d'accordo.
Completato anche questo. Andiamo a vedere il timelapse. Ottimo, mille grazie ora al cottage è Wunderbar. È come se ci sentissimo anche noi più leggeri e pronti per tornare a dedicarci alla nostra passione. Mi è già venuta in mente la ricetta di un uovo, soltuoso strudel alla crema. Perfetto, continuiamo bene e il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Dalla Just Beer è tutto, al prossimo video!